Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adene, bentornati sul mio canale. Mi sistemare un po'. Siamo tornati con i pronostici. Milan Olympiacos, seconda giornata di Europa League. Siamo pronti su FIFA 19 dopo il pronostico che avete, spero, visto contro il Barcellona di Barcellona-Tottenham. Anzi, Tottenham-Barcellona. Finito piuttosto bene, oggi andremo a sfidare l'Olympiacos col Milan maglia del Pipita. Non ho pubblicato sondaggi perché ho sempre detto quando si tratta di Italia o di Milan, nazionale e squadra del cuore, non pubblico sondaggi, bensì vado a giocare direttamente. Ed è quello che farò oggi. Devo metterci subito la formazione, ragazzi, dalla Roma in porta. Però mettiamo Reina, perché 83, mi fido di Reina. A sinistra Rodriguez, Musacchio lo sostituiamo con Caldare, facciamo lo switch, Romagnoli a sinistra, Caldare a destra. Calabria a destra, lo leviamo, mettiamo Abate. Poi, che sì, che perché Conte è 75, poi infortunato. Che sì, ci mettiamo Bakayoko, che comunque 80, si presume sia più forte. Çalhanoğlu lo sostituiamo con Laxalt, anche se ci ho un po' pensato, però poi ho detto che Laxalt potrebbe fare bene, che perché è molto veloce, abbiamo veloce da una parte Abate, veloce Laxalt dall'altra, quindi giocherà lui. E davanti i soliti Higuain e Suso. 90 dovrebbe rientrare la vita con l'Olympiacos, da quel che si dice, però ragazzi, io giocherò comunque con Higuain là davanti. Sono in differita, non sono in diretta, perché ho perso la clip per l'ennesima volta. Ho perso la clip e quindi ragazzi mi tocca di nuovo tornare a fare tutto sulla differita. Comunque la partita l'ho ovviamente giocata io, non ci mancherebbe altro. E quindi si andrà a giocare. Io ho già giocato, in realtà so già com'è finita. Non vi spoilerò niente, non c'è il giocatore del computer nuovo qui. Avendo cambiato PC, ce l'ho fatta, diciamo, un po' a perdere meno clip ultimamente, però questa l'ho persa, perché l'ho fatta col computer vecchio. Non c'è l'amichevole di Europa League, l'ho cercata, ricercata, tracercata. Non l'ho trovata, quindi si tratterà per FIFA di un amichevole normale, si tratterà per noi di un amichevole, cioè per un pronostico di Europa League. Dopo la splendida vittoria col Barcellona, non vi spoilerò il risultato, non vi spoilerò niente, però se mai ve lo dirò più avanti nel video, tentiamo la fortuna in Europa League. Perché poi torneranno i campionati la prossima settimana. Sto girando con un dannato per cercare un foglio. E adesso se mai vado a prenderlo per vedere, per dirvi cosa vi porterò questa settimana. L'allenatore sembra orientato anche oggi a metterla sul piano fisico attraverso il pressing, questo almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Pressare tutto campo non è uno scherzo, Pier, bisogna farlo in maniera collettiva, organizzata, altrimenti rischia di diventare uno sforzo inutile. Dovranno dosare bene le energie per mantenere la lucidità fino in fondo. Questo è l'11 della squadra ospite. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. San Siro con i suoi 80.000 posti, gli 80.000 spettatori del più grande stadio italiano, tra i più grandi d'Europa, la Scala del Calcio, come da soprannome. Sto per stare avanti, cerco, l'ho trovato, ragazzi. Vi porterò Liverpool City e PSG Lione il prossimo fine settimana, perché purtroppo la nostra Serie A non offre niente di particolare, quindi poi troverò queste due partite. E poi sarà direttamente la settimana dopo che ci saranno
due amichevoli internazionali di livello piuttosto alto. Palla al piede per il Pipita e del calcio mondiale. Anche se ormai è facile in Serie A, siamo anche a lui. Possiamo iniziare e l'ennesima volta, ragazzi, ci mettono sto trainer che rompe veramente le scatole e lo nascondiamo. Quindi si può andare. Assolutamente ha ragione. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo. Ho subito questo tiro, non me l'ho neanche accorto. Mi sembra Guerrero, che palla che finisce abbondantemente alta, però insomma già dopo 6 minuti che l'Olympiacos ha fatto quel che vuole, cominciamo a prendere dei rischi. Però c'è comunque Rodriguez che porta avanti l'azione. Può far partire il cross. Attenzione a Podence, va dentro. Bravo Caldara, bravo Romagnoli, non ho ben capito chi. E Bakayoko può ripartire, l'ex Chelsea. Higuain. Bonaventura tra tre giocatori dell'Olympiacos. Palla va direttamente fuori dopo che ha spazzato il difensore Miranda. Rodriguez va al cross, ribattuto ancora la palla, poi Lemme va tra le mani di Giannoitis, portiere greco della formazione greca. L'ax alto, bello per Rodriguez, bello per Riccardo Rodriguez, che prova a metterla dentro, però sveglia troppo tardi e la palla ancora tra le mani di Giannoitis. 24esimo, ancora 0-0 a San Siro. Non mi piace questa atmosfera di San Siro perché veramente è troppo buia, troppo buia. Cioè, San Siro è molto più luminoso di quel che si possa vedere qui. È da FIFA 17. Biglia, l'ax alt, tacco per Higuain! Pipita 1-0, sblocca il Pipita Higuain al 27esimo, dopo che comunque un paio di volte si era affacciato l'Olympiacos davanti alla porta di Reina. Non pericoloso, per carità, però comunque sia, anche noi non è che avessimo fatto tanto, però, perché insomma avevamo sbagliato tanto in area, però alla fine Higuain colpisce come giusto che sia, perché insomma attaccante 90 lasciarlo a secco mi sembra un po' esagerata come cosa. Sembra messa male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione. Pudenza va il cross al volo, Bonaventura, dopo che ha messo fuori tra virgolette Caldara. Calcio Guerrero, Pudenza, palla debole per fortuna tra le braccia di Reina. La Caldara, però sbaglia Guerrero, ancora poi recupero dell'ex Atalanta. L'ax alt sul fondo, carica il destro, troppo debole, e Giannoitis para senza alcun. Poi dentro il cross, ancora la Caldara a mettere fuori, poi Biglia, Bakayoko. Naccio dentro ancora, Mattia Caldara, ragazzi. Una sentenza questo giocatore, una sentenza. L'Axalt, due di recupero come avete ben visto. Bonaventura fermato, però c'è ancora Higuain. Siamo ridosso dell'intervallo. L'Axalt dentro per Bakayoko, spazza, si va a riposo. Milan 1, Olimpia costa 0. In sostanza, ragazzi, la partita, cioè questo è il primo tempo di Empoli. È il primo tempo di Empoli perché Milan che fa gol al 20esimo, non al 10esimo. E comunque sbaglia tanto in area, ma si difende piuttosto bene. Andiamo via al secondo tempo, speriamo che di poter chiudere questa partita, cioè lo so. L'ax alt persiste, l'ax alt va al cross, la palla rimane lì, Bonaventura al volo! Jack Bonaventura fa 2-0 al 49esimo, adesso sì che la partita comincia a mettersi piuttosto bene per i ragazzi di Mister Gattuso, che tutti vogliono mandare via, ma io non capisco con quale titolo vogliono. Con quale titolo vogliono mandarlo via? Che sono giocatori che veramente hanno perso lo spirito vincitore. Ecco, secondo me Gattuso va tenuto e lotterò fino alla fine per tenerlo. Bonaventura, ragazzi, porta il Milan a più 2 sulla formazione greca al 49esimo. Quindi adesso partita che è bruttissimo. Ora è un po' più facilitata la cosa. Bonaventura calcia al destro, ancora
Giannotis. Ah, fermare. Gol 3-0, va bene, anche fosse così clamorosa l'occasione, però. Alta parata nel portiere greco. Rodriguez. Sul fondo, 59esimo minuto per Higuain. La palla rimane lì, Suso rimpallo. E c'è rimessa laterale per il Milan. Tanto ha pareggiato la Lazio, ragazzi. Ha pareggiato la Lazio. Non ve ne fregherà niente perché il video dovrebbe uscire mercoledì, quindi sapete già come finita la Lazio, ma però c'ho un piccolo schermetto qua, il telefono vecchio che mi sta trasmettendo Roma-Lazio, e quindi appena pareggiato la Lazio. Podenzo va al cross, mette fuori ancora Abate, ruba palla, Camarà, Guerrero dentro, falciato, rigore per Olympiacos. Ragazzi, FIFA è capace di tirare fuori dal cappello qualsiasi coniglio possibile. Perché il Milan ha dominato, stradominato fino alla partita e si trova comunque a rischiare su 2-0 con un rigore per gli ospiti, che batterà Fortuny. Spallonetto, Reina! Reina para rigore. Ma Mauto, 4-5 rigori in carriera in partita, ne ho segnato uno. E 4-5 contro non li ho mai parati. Però finalmente adesso possiamo tenere salvo il risultato con Suso, ribaltamento di fronte, Suso dentro, Higuain! Rete! 3-0, game, set, match. 68esimo, Gonzalo. Fa 3-0, fa doppietta, tanto entra anche Sipri Bonaventura. Lasciamo riposare il povero Jack, che comunque ha fatto una partita molto buona. Lo fa andare al posto di Bakayoko. Che sì, però invece può anche entrare al posto della Valentura sul 3-0, glielo possiamo concedere. Podenza, cazzo, c'è Christodoulopoulos, appena alto sopra la traversa e va con rinvio Pepe Reina. Guilherme dentro per Christodoulopoulos, esce Reina, passettini, però c'è angolo, va Fortunis. Lei va? Pallonetto. Sul fondo Reina guarda. Poteva essere un potenziale gol e va a rinvio. Alla fine partita piuttosto anonima della formazione greca. Suso da fuori. Calcia malissimo Suso. A rinvio Giannio. E palla ovviamente Guerrero. E Fazzidis dentro, c'è Abate. Poi c'è Leiva. E la palla rimane lì. Ottimo il disimpegno. Gol della Lazio. Gol della Lazio, incredibile. Gol di Collera. Ancora 8 minuti a disposizione. Non più gol là che qui. Ricevuto. Grazie, Matteo. Guarda, gol della Roma. Beh, abituato a Collera della Lazio. Gol della Roma. Ottimi passaggi. Fortuny, Guerriero, guarda qua come è aperta la difesa. È rimasto solo Rodriguez, sinistro, insidiosissimo. Rodriguez l'ha leggermente distratto, quindi la palla è andata fuori. E va in violenza, ormai l'87esimo. Ha più veramente poco da raccontare questa partita qui. Suso per Bakayoko, che non passa. Qua c'è punizione. Facciamo entrare anche Calabria per Abate. I cambi previsti erano, ci sarebbe stato anche Castiglieco, però non importa, però c'è un cartellino giallo per un difensore dell'Olympiacos che ha avanzato la barriera. È avanzato in barriera. Sarà molto difficile fare gol di qui. Prendiamo Çalhanoğlu, proviamo con Sané in mezzo, però sarà molto difficile fare gol. Parte Suso e, come non detto, entra il primo difensore. La mette fuori. Riparte Guilherme, ormai al 90esimo. Che scocca, 57. Adesso Rodriguez, fermato irregolarmente, però si continua. Çalhanoğlu, Biglia. Milan tenta il 4-0. Poi arriva comunque Bakayoko dentro per Higuain, che calcia e prende il palo. Higuain, ottimo tiro del Pichita, però la palla si stampa sul palo. Çalhanoğlu batte fuori. 93esimo, già scaduto. E ci sarà l'invio di Giannotis. Riesco proprio a pronunciare Giannotis. E
finisce qui, ragazzi. Finisce qui 3-0. Partita senza niente da dire. Ben rischiato veramente poco. Ben rischiato più con Barcellona contro il Tottenham. Questo è il calendario, ragazzi, di partite, di pronostici fino a Natale. Non fate gli screen che poi leggete. Ora, questi sono andati. Ha trascinato il successo della sua squadra. Si tornerà con Liverpool City, PSG Lione. Poi andremo in due amichevoli internazionali. La UEFA Nations League, poi Chelsea United e Inter Milan ci aspettano a fine ottobre. Il 20 e il 21. Ragazzi, vi ringrazio, lasciate like e iscrivetevi come al solito, le mie solite raccomandazioni. Non ti importa qua da te del Milan, quindi partite anche dal punto di vista della piacitura realizzativa molto sbilanciata, molto per favore Milan. Milan con 3 tiri sotto, con 4 tiri di porta sotto la partita, ne ha fatti 3, forse meno insidiosi di Olympiacos, però insomma 3 tiri in porta li ha comunque fatti, compreso che detto uno è un rigore. Noi torniamo pure indietro, ragazzi, e ci lasciamo qui poi in questo fine settimana che torneremo, e vi chiedo di lasciare anche di iscrivervi, per me è molto 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 importante. Ciao.